Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di palette e in particolare di questa di Make Up Revolution. Io ho scelto quella dedicata alla zebra perché mi piaceva di più, soprattutto per i colori che ci sono all'interno. Io l'ho acquistata un pochino di settimane fa, ho cominciato da subito a provarla e devo dire che mi piace veramente tantissimo, sia come colori, sia come scrivenza e sia come possibilità di andare a creare delle sfumature. Prima di entrare nello specifico e di farvi vedere tutti i colori, vi dico che il make-up che ho in questo momento è stato realizzato con questa palette, in particolare con tre colori. Io sono consapevole di non avere le luci adatte per mostrare queste cose, quindi adesso vedo poi in fase di editing se il make-up si vede almeno decentemente. Se non fosse così, magari vi faccio passare una foto fatta un pochino più da vicino in modo che voi possiate vedere. Quindi partiamo da quello che io ho in questo momento e poi vi faccio vedere gli altri colori. Allora, io eccola qua, questa è la palette, metto la mano davanti altrimenti vi abbaglio. Questi qua sono i colori. È una palette veramente bellissima, è molto molto accesa come colori, quindi sicuramente non è adatta a tutti i gusti perché ci sono persone che comunque non apprezzano colori così tanto intensi, così tanto carichi. Io invece sono stata colpita proprio da questo perché avevo voglia comunque di realizzare un trucco che fosse più carico, più vistoso, diciamo così. Anche se il trucco di oggi non è dei più accesi, però oggi ho voluto creare un make-up che io poi ho nominato sfumature d'autunno perché volevo andare a fare delle sfumature tra marrone, rosso, arancione e giallo, perché in particolare in questa palette ci sono questi tre colori, c'è questo rosso che è un matte, poi c'è questo arancio che è un altro matte e c'è questo giallo. Io con questi tre colori sono andata a creare la sfumatura che vedete adesso, almeno spero che la vediate. Però devo dire che come base sulla palpebra mobile ho messo una matita marrone, quindi su uno sfondo marrone sono andata a mettere poi nell'angolo interno dell'occhio questo giallo qui. Poi ho messo sulla palpebra, ma nella parte più centrale, questo arancio. E poi nella parte finale e in quella sopra ho sfumato questo rosso che sono andata a sfumare insieme al marrone. Quindi poi alla fine è venuto fuori un risultato di questo tipo che devo dire mi ricorda molto le sfumature dell'autunno, perché questo giallo, questo marrone, questo rosso, questo arancio comunque mi ricordavano questo. E il trucco di oggi appunto è stato realizzato con tre colori di questa palette. Poi qua come vedete ce ne sono altri. Questi qua in fondo sono sicuramente quelli più scuri, c'è il nero, c'è il grigio, qua c'è un altro grigio però è più shimmer, questo ha anche un bellissimo colore, questo beige va a creare anche questo un bellissimo effetto sull'occhio, a me in particolare piacciono tantissimo i verdi, quindi mi piace molto soprattutto questo, ma anche questo verde un po' più matte mi è piaciuto moltissimo. Questo azzurro comunque anche molto bello e poi c'è tutta questa linea comunque di colori un po' particolari a partire da questo, poi c'è questo arancio, appunto questo rosso, anche questo è un rosa particolare e sicuramente questo blu molto acceso è sicuramente bellissimo. I colori sono secondo me veramente veramente particolari e devo dire che io mi sono trovata molto bene anche proprio come qualità, come scrivenza e come durata. Tenete presente che io il trucco di oggi l'ho realizzato questa mattina intorno alle 9, adesso sto girando il video e sono le 19 di sera, quindi sono passate 12 ore ed è ancora perfetto sull'occhio. Io non l'ho dovuto ritoccare neanche un po' e quindi è proprio rimasto al suo posto. Quindi questo significa che la qualità di questi ombretti sicuramente è molto elevata, perché comunque a volte l'ombretto, anche se mettete il primer, è facile che durante la giornata vada leggermente ritoccato, invece non ho dovuto ritoccare assolutamente nulla. Vi faccio vedere ancora una volta i colori perché secondo me sono veramente particolari. Ovviamente questa è una palette impegnativa. Questa
Questi colori sono impegnativi, non vanno bene sempre per qualsiasi occasione, proprio perché sono molto carichi, magari vanno bene in determinate occasioni e non vanno bene in altre occasioni. Devo dire che per quanto mi riguarda, in realtà va sempre abbastanza bene perché io lavoro da casa, quindi non ho la necessità, di recarmi su un luogo di lavoro che sia esterno, quindi non devo farmi vedere da nessuno. Quindi non devo rispettare determinate regole e mi posso truccare esattamente come mi pare, mi posso vestire come mi pare. Quindi nel mio caso la utilizzo semplicemente quando mi va di utilizzarla, perché poi io anche se vado semplicemente a fare la spesa ma ho voglia di truccarmi in modo più intenso, lo faccio, non mi sto a chiedere troppo se sto andando di qua piuttosto che di là. Però sono consapevole che colori di questo genere sicuramente sono impegnativi e soprattutto per chi lavora fuori casa e magari deve mantenere una certa immagine, magari un po' più sobria, è ovvio che magari colori come questi sono meno adatti. Però nel tempo libero, secondo me, vanno sempre bene e sono sicuramente bellissimi. Quindi la mia recensione, il mio giudizio su questa palette è assolutamente positivo. Quindi io, se mi chiedete, la consiglieresti? Sì, la consiglierei perché secondo me è veramente bellissima. E poi, ovviamente, il packaging è favoloso, quindi anche solo come palette da collezione, anche se non volete usare i colori, è stupenda. La scritta è un pochino in rilievo, queste striature tipiche della zebra anche sono leggermente in rilievo ed è veramente veramente bella, quindi io assolutamente sono felicissima di averla comprata, quindi pollice in su e recensione assolutamente positiva. Fatemi sapere nei commenti se voi l'avete, se l'avete provata, se avete avuto la mia stessa impressione. Oppure se magari vi attira, se vorreste comprarla, sapete che sono sempre curiosa di sapere un po' cosa pensate voi delle cose che vi faccio vedere. Comunque vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.